L'aumento del costo dell'energia è un tema attualissimo e si sta ripercuotendo sia sul settore privato che sul settore delle imprese. E per quanto riguarda l'imprenditoria, chiaramente c'è da fare una grande differenza tra quelle che sono gli appalti pubblici e gli appalti privati, perché nell'ambito degli appalti pubblici, lo stiamo già vedendo, un aumento dei prezzi potrebbe determinare addirittura o la stasi di un appalto in corso, oppure la possibilità che tante gare vadano deserte. Per cui è un argomento assolutamente da tenere sotto controllo, monitorato, e noi come ANCE ci stiamo attivando anche a livello governativo per trovare delle soluzioni, per dare delle risposte pronte, utili a tutto il sistema industriale che rappresentiamo. Allora, una questione molto importante è che spesso si pensa che l'innovazione sia indietro rispetto ai tempi. Questo assolutamente non è vero, perché ci sono molte aziende molto competitive sul mercato e che già stanno affrontando questo tema a livello di azienda e anche a livello di filiera. Quello che noi riscontriamo è purtroppo un rallentamento invece del recepimento di quelle che sono le innovazioni tecnologiche nell'ambito delle normative nazionali. Purtroppo le imprese si trovano a doversi confrontare spesso con delle norme che ormai sono obsolete, superate, non sono al passo con i tempi, per cui il grosso sforzo non è tanto quello che riteniamo debba essere portato avanti dalle imprese, ma più che altro le amministrazioni pubbliche, che devono invece cercare di ammodernare il proprio apparato normativo rispetto alle esigenze delle imprese, perché spesso un problema è legato anche ai tempi che servono per ottenere delle autorizzazioni, per cui in ambito di recupero dei rifiuti spesso un argomento che viene spesso lamentato dalle nostre imprese è appunto quello dei tempi molto lunghi per ottenere le autorizzazioni. Allora, noi ci confrontiamo spesso con un contesto che è abbastanza all'avanguardia ed è quello milanese e del suo hinterland. Però purtroppo molte città del resto d'Italia non viaggiano alla stessa velocità di questa area metropolitana. Per cui, facendo un discorso a livello generale, a livello di Nazione Italia, riteniamo che i temi sui quali bisogna concentrare le risorse e le energie siano il tema dei trasporti, in modo da rendere le città più connesse, più veloci, sia le connessioni all'interno della città stessa che con l'Interland, e anche il tema della rigenerazione, ovviamente è un tema fondamentale rispetto al quale è necessario provvedere affinché non ci siano contesti degradati e che di conseguenza aumenti anche il senso di appartenenza proprio anche da parte dei cittadini al proprio contesto territoriale di riferimento. Per cui rigenerazione, trasporti, crediamo siano i temi, diciamo, prioritari. Sono tutti soggetti fondamentali. Le autorità e i decisori hanno il loro ruolo nell'ambito della definizione di iniziative normative o comunque della definizione di scelte politiche. Noi come rappresentanza di categoria chiaramente facciamo sintesi di quelle che sono le necessità dei nostri associati e abbiamo anche il ruolo di portare delle soluzioni che chiaramente siano il più condivisibili possibili. È fondamentale il ruolo anche delle altre organizzazioni, perché sono tutti punti di vista che aiutano poi il decisore finale a trarre una conclusione che possa essere il più condivisibile e accettata da tutta la collettività. I cittadini sono anche loro dei portatori di interesse con un ruolo sicuramente importantissimo, perché chiaramente loro saranno poi soggetti che dovranno usufruire in prima persona
di quelle che sono le azioni che vengono portate a terra a livello politico e poi a livello pratico. Per cui chiaramente devono essere supportati da dei soggetti tecnici che gli consentano di capire anche temi che non sono magari di loro portata, perché magari sono molto specifici, molto tecnici, però riteniamo che comunque siano dei soggetti che aiutano o contribuiscono a farsi portavoce di una sorta di sogno di miglioramento ai quali tutti comunque puntiamo e tendiamo.